Il posto giusto dove tutto ha più gusto. Pizzeria e rosticceria Benny. Tantissime specialità per un piccolo spuntino o una buffata in compagnia. Tutte le pizze della tradizione, insieme a tante novità da comporre anche a tua fantasia. Super offerta, mezzo metro di margherita a soli 5 euro, mezzo metro di pizza farcita a soli 6 euro. Inoltre, buonissimi panuozzi in gusti golosi e abbondanti. Benny e anche polli ruspanti allo spiedo, con patatine a soli 6 euro. Tutte le specialità di friggitoria e rosticceria. Pizzeria Rosticceria Belli, via Don Minzoni 90, Castellammare di Stabia. Consegne a domicilio e prenotazioni allo 081 872 7714. Dopo la brillante operazione di ieri, la Polizia di Stato ha inferto un durissimo colpo a Cosa Nostra siciliana. L'arresto di Barbieri Alessandro, capo di Cosa Nostra della provincia di Caltanissetta e capo del nevralgico e pericolosissimo mandamento di Gela, che comprende oltre a Gela anche Niscemi, Riesi e Mazzarino, portato a termine dopo una complessa attività di indagine condotta dalla squadra mobile coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, ha scompaginato le file della famiglia mafiosa nissena e non solo. Ha dichiarato ieri il procuratore capo di Caltanissetta, Sergio Lari, che si tratta di un arresto eccellente, in quanto il Barbieri è, tra gli uomini d'onore rimasti liberi, uno dei più carismatici rappresentanti di Cosa Nostra siciliana ed il capo di Cosa Nostra, nissena, un'operazione che sottrae il controllo del territorio alla mafia per ridarlo allo Stato. L'operazione di polizia, oltre ad avere disarticolato la famiglia militare di Niscemi, ha decapitato il vertice mafioso della provincia di Caltanissetta, oggi costituito da Barbieri Alessandro, storico uomo d'onore della famiglia di Gela, consuocero di Piddu Madonia, detenuto da oltre 20 anni, di cui è una sorta di braccio destro. Ed è proprio a Niscemi che Alessandro Barbieri, dopo l'arresto dello storico boss di Scemise Giancarlo Giugno, avvenuto nel 2013, sempre opera della squadra mobile di Caltanissetta per omicidi, stava attuando una riorganizzazione della famiglia mafiosa locale che sotto la sua egida aveva ripreso il controllo mafioso del paese con inaudita violenza, ponendo in essere numerosissimi danneggiamenti sia incendiari che con colpi d'arma da fuoco, battendo a tappeto tutti i commercianti con pressanti richieste estorsive.